che ha scritto l'articolo. Sì, sì. Bene. Io vorrei chiamare un attimo a Silvana Lazzarino. Ecco, sì, la nostra giornalista nazionale. Silvana Lazzarino è una delle prime vincitrici, sì, del premio 8 milioni di poesia. Ed è venuta così per salutarci, perché non ha partecipato, quindi non ha vinto. No, non ho vinto, comunque complimenti a Bruno, alla Dila che io conosco da 11 anni, complimenti a tutti voi che siete qui, che credete in questo progetto che va avanti da più di 10 anni e quindi sta avendo una risonanza internazionale grazie appunto a molti dei... a parte il presidente, ma tutto il direttivo, Angela Di Beri, e a Milena Petrarca, alla professoressa Neri e quindi a tutti voi. E grazie anche alle New Entry, Monte Acchesi e a tutti voi che avete vinto stasera questo premio. E io sono molto affezionata a Bruno Mancini, a Ischia, perché io mi sono recata a Ischia per tirare un premio nella seconda edizione. E quindi mi ricordo c'era il mare mosso perché era novembre, quindi ho fatto una traversata abbastanza dinamica, però andavo per ritirare un premio, quindi insomma il mare mosso non mi ha più tanto infastidito. Però ecco, la poesia, l'arte e la cultura in generale, quindi fra musica, poesia, pittura, scultura, è qualcosa che appartiene al nostro passato, a tutti i grandi che ci hanno preceduto. Milena Petrarca un po' è un esempio, no? Con la sua storia, la Zizzabettina, i suoi genitori, la mamma che è stata una grande drammaturga, insomma, quindi continua questo grande amore per la cultura, continua, e Dila è una delle associazioni a livello nazionale più rappresentative per questo. Quindi io ringrazio Bruno per avermi invitata, ringrazio Chiara Pavoni, l'ho conosciuto oggi di persona, e grazie per questo spazio. Siamo contenti, siamo felici di averti qua e siamo sicuri, grazie, che sarai ancora con me per tanto tempo. Certo, in prima linea, come sempre.